Allora, oggi si parte da qui per andare fino, 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 qua. Cioè 20 minuti che giriamo per Dozza per questo nano. Per in macchina, sì. Solo di Emilia, perché lui aveva lasciato la macchina solo di Emilia. Eravamo davanti. Buon, contenta del nano? Allora, fino a questo momento mi sta piacendo tantissimo, ci sono un sacco di quadri. A cielo aperto. E siamo andati a visitare un'enoteca dove non ho fatto delle riprese, però era veramente fornitissima e bellissima. E quindi Dozza ve la consigliamo, però questo giro non finisce qui perché oggi si parlerà di Dozza e altri due posti che vi dirò dopo. Allora, siamo arrivati nella nostra seconda tappa e guarda, ve la faccio vedere un po' così se riesco. Benvenuti a Rocchetta Mattei. Allora ragazzi, una cosa molto importante, vi ho appena detto, stiamo per entrare a Rocchetta Mattei, ma è una cosa molto 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 importante che non ci abbiamo veramente pensato, un po' da stupidi questa cosa però, è da vedere gli ingressi, perché sono degli ingressi organizzati, il costo è 10 euro a persona e noi siamo arrivati tipo sono le 13.48, apre le 3, quindi non lo so se faremo in tempo a vedere Rocchetta Mattei, intanto cercherò di farvi più video e foto per farvi vedere l'esterno, l'interno merita tantissimo. Magari vi metto un link sotto in descrizione per andare a vedere l'interno, e anche perché noi abbiamo un'altra tappa che è Bologna centro, quindi non so se riusciremo a vedere all'interno, però intanto questa è Rocchetta Mattei. Questo castello in stile moresco medievale deve tutto il suo splendore a un benefattore. Lui si chiama Cesare Mattei, è nato nel 1809. Dopo la morte di sua madre nel 1844, che lo provò duramente, se la prese in particolar modo con la medicina classica dell'epoca, che a suo dire non seppe fare nulla per curare sua madre e alleviare il dolore che accompagnò la sua malattia. Quindi decise di mettersi in gioco e nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine dell'antica rocca di Savignana. E in seguito alla sua morte, il 3 aprile del 1896, gli eredi continuarono questa distribuzione dei rimedi Mattei fino al 1959. Dopo vari tentativi di cederlo al comune di Bologna e ad altri enti, conclusero la vendita con un commerciale locale, Primo Stefanelli, detto il Mercatone. Quest'ultimo, dopo aver aggiunto particolari inesistenti in precedenza come prigioni, pozzo a rasoio, eccetera, lo gestì come attrazione fino a quando non venne chiusa per problemi di stabilità e sicurezza. Nel 2005 acquistò il castello e dopo un accurato studio progettuale ne iniziò il consolidamento ed un fedele restauro giunto
a tutt'oggi al 2/3 del totale. Ed è così che noi abbiamo Rocchetta Mattei. Allora, io volevo concludere il mio video qui su appunto questo mini tour sotto le torri. Guardate che bello! Quindi ci vediamo domenica prossima sempre sul canale. Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, vi parlo da qui dentro, dallo studio di registrazione, così spero di togliere dei piccoli fruscii che magari sono fastidiosi. E niente, una piccola precisazione su Rocchetta Mattei. Ho deciso appositamente di lasciare il video perché... così magari non fate lo stesso errore che abbiamo fatto noi, tra virgolette. Sembra un po' una figura di M, però serve a farvi capire che comunque l'importante è prenotare, perché non è scontato di poter entrare a Rocchetta Mattei senza prenotare. E noi non siamo riusciti a entrare perché avevamo un'altra tappa che era Bologna, quindi eravamo abbastanza ristretti coi tempi, perché un conto è visitare, un conto è poter girare anche un video, quindi ci vuole molto più tempo. Sicuramente tornerò a Rocchetta Mattei per fare un video dedicato, perché è veramente spettacolare, come avete sentito dalla spiegazione. E niente, spero che questo mini tour del bolognese vi sia piaciuto, anche perché si può fare tutto in un giorno, come abbiamo fatto noi. E niente, fa parte appunto del raggio 100 km, questa sezione dei video che faccio spesso, però bisogna anche dire che in totale sono intorno ai 300 km, più o meno 350, una cosa del genere. So che sembrano tanti, però è un giro veramente completo dove vedete delle cose bellissime. Poi potete anche separarli, fare solo Dozza, che è veramente spettacolare, oppure fare solo Rocchetta Mattei o solo Bologna, che per lo shopping e per visitare una città è bellissima. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete consigli per me su posti da visitare e da farci appunto dei video, scriveteli pure qui sotto. E vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!